Quando Dio si è rivelato a noi nella persona di Cristo, ha scartato tutto ciò che aveva il sapore dello straordinario e del sorprendente. All'inizio come un bambino, piccolo essere innocente e fragile, poi come un crocifisso, un uomo appeso ad una trave, e infine come un pezzo di pane. Ha voluto cioè apparire in mezzo a noi come uno che serve, l'ultimo e il servo di tutti. Ed è qui, solo qui, l'essenza dell'amore, il servizio agli altri per servire Dio, amare gli altri per amare Dio. Il Vangelo ci dice, ama Dio con tutto il cuore, cioè fai una scelta non sentimentale o emotiva, ma una scelta che si manifesta e si prova nell'ama il prossimo tuo. E il prossimo non è quello che viene dopo, ma quello con cui vivi, con cui ti incontri, con cui condividi cose e valori, con cui costruisci e realizzi. Il prossimo non è colui che viene dopo, ma il fratello a cui tendi la mano per donare e servire, perché Dio, perché il cielo sono gli altri, e ogni volta che apriamo una mano ai fratelli è una mano che tocca il cielo. La prima lettura di questa domenica ci indica nell'amore che dobbiamo agli stranieri, alle vedove, agli orfani e ai poveri, il modo di vivere l'amore di Dio. E quando ci rendiamo indifferenti, freddi e menefreghisti al grido dei poveri e dei deboli, falsiamo e mascheriamo l'amore per il Signore, perché il contrario dell'amore non è l'odio, ma l'indifferenza. Se uno dice io amo Dio e odia suo fratello, è un bugiardo. Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede. È San Giovanni che ce lo ripete. Teniamolo nella mente e nel cuore durante questa settimana. Shema.